caso specifico chiedeva alla signora chi ha parlato credo sia stato Monsignor Bettoni, il quale era forse sto finendo ora, segretario della conferenza episcopale italiana, e dunque quello una qualche autorità, però non è un'autorità dottrinale che possa decidere della questione. Comunque c'è un altro aspetto, fin tanto che non avremo definito con chiarezza fin dove è accanimento terapeutico, ecco, e quindi a questo punto non si può intervenire in nessun modo, perché se effettivamente è un accanimento inutile, è assurdo continuare a tenere una persona tra virgolette in vita, perché sarebbe già morta senza queste cose. Esatto. Allora, siccome è realissimo quello che lei dice, bisognerebbe, vediamo un pochino, no? Di valutare, senza pretendere di decidere nulla, ma di compiere una scelta seria, corretta e opportuna in questo caso, vediamo che cosa si possa fare. Ecco, quello sarebbe il discorso, non però sventolare il discorso di questo per dar ragione alla Chiesa o allo Stato, alla politica di Chiesa. No, ma non lo dico, è quello che si fa. E per me questo è un peccato. Se non sbaglio si sta spostando il discorso sul fatto se l'alimentazione e l'idratazione sia considerato o no un fattore terapeutico. Quando uno, per esempio, queste persone sarebbero state uccise per togliere il mangiare, statemi a sentire, togliere l'acqua o togliere da mangiare. E capite, io in questo tempo ho detto che non ho potuto, sono due mesi che devo mangiare frittati, vale a dire frullati di tutti i generi. Quando è stato? L'altro io ho deciso di farmi il pranzo proprio ricco. Però ho deciso due piatti anziché rosso, uno riso e latte, l'altro latte con due biscotti dentro. E vedere di più, ho detto riso e latte, c'avevo del riso e del latte, l'ho messo insieme, un po' scaldati, però quel riso era un po' duro e davvero mi faceva difficoltà. E avevo già preparato il mio frullatore, il latte e i biscotti. Allora basta. Subito, ho preso tutto, ecco, hai capito? Sì, questo è naturale, questo. Ma ditemi un po', quando te lo devono infilare da tutte le parti, da tutte le camicie così, è proprio nutrizione naturale. Voglio dire che ecco, bisognerebbe un po' riflettere meglio su queste cose. È vero che se io oggi accettassi solo il naturale, non vorrei mangiare più nulla, perché non c'è più qualcosa di naturale con i transgenici e non transgenici e tutto il diavolo, ecco. Però vedete, allora il problema è un problema che va considerato prima di tutto in direzione dell'autentico rispetto alla vita. Poi la vita un po' fastidio, ma è la vita, perché la vita lei, lui, ognuno di noi. Io lo rispetto, non ce l'ho per la vita, cerco di averlo per me, per gli altri, per me, no? Quindi non voglio manco dire persona, perché ci hanno pensato troppo i filosofi alle persone. Quando si riprende la strada, ma insomma, almeno puntando le persone, io devo avere, rispetto, lei, questo sì, no? La vita. Gli asceti, quelli che vanno ad assistere gli appestati, hanno rispetto della vita, sia tu, non della propria, no? Ma capite? Ecco, cioè fare discorsi davvero di questo genere. Poi vedere un pochino quali sono le condizioni reali, in generale, no? Gli strumenti, e poi vedere un po' le case singole. Ecco, allora forse è possibile un giudizio che non so se sia giusto, non so se sia sbagliato, ma serio e sensibile. Eh sì, perché lì la verità è difficile da trovare, perché la speranza poi con sempre un... Ma non ne parliamo mai, ma è molto... Anche quando in un caso del genere che speranza puoi avere? Scusi, non è meglio lasciare comunque la decidere l'interessato o il familiare più stretti, al di là di tutto?
decidere. Beh, sguardi bene, eh. Ma perché sì, deve decidere lo Stato, la Chiesa, tutto quello che vuole? No, la Chiesa non decide. Ma mi pare. No, no, la Chiesa. Bisogna interpretare bene. La Chiesa dice, nella mia valutazione questo non è possibile. Nella mia valutazione questo è possibile. Non decide, eh? Perché altrimenti qui facciamo delle confusioni. Perché per me la Chiesa non ha deciso ancora di niente, eh? Per me. Sono ma indirettamente sui politici che sono nazisti. I politici, se i politici sono dei porci, se l'avete mandateci, ma non venitemi a dire che io devo avere rispetto di quei salami di politici irresponsabili di politici e quindi non dire quello che ho detto. Ma con questo non dico che siano dei porci, se, ho detto solo solo. Perché pensare che questi politici, no, non bisogna dire perché altrimenti loro se si sentono e cacciateli fuori, cacciamoli fuori. Vabbè, allora prendiamoci uno. Allora attenzione, eh! No. Ma guarda che lei dice. Non è mica irreale. Ma lo credo che non è reale. Voglio dire, anche... solamente che però la realtà è quella. No, ma anche per lei, no. Voglio dire. Non si farà mai una legge finché ci sono quelli che vengono influenzati. Voglio dire. No, allora da tutti. Dalla Chiesa Vaticana carica tutto quello che vuole. E tutti gli altri non influenzano. E chi è? Come mai no? Alcune influenze vanno e altre no? Se a un certo momento l'influenza è fatta su sé, vale a dire, io propongo le mie opinioni, propongo la mia visione, la propongo, gli altri la affrontano come tutti. Non bisogna prendere la Chiesa né come la maestra assoluta né come quella che non può parlare. Eh? Io non la prendo nessuno di questi due modi. Proprio nessuno. E mi dico un'altra cosa, come mai quello che è morto l'anno scorso gli è stato negato di andare in chiese funerali? La Chiesa ha negato, praticamente si è sostituita a Dio, dice sempre che Dio perdona tutti. Lei sta c'era quel problema, se non lo dice così poi io sono un po', mi prendo un po' fuori. Sì, sì, è una no, allora voglio rispondere, la Chiesa non si sostituisce. Perché guardate, la Chiesa non si sostituisce. Ma ha negato di entrare in chiesa funerale mentre i posti della mafia e le cose ci entrano in chiesa. Dunque, diciamo così, la Chiesa non si sostituisce a Dio, né nel caso della mafia, né nel caso del Welby, né quando a un certo momento né quando ci prenderà o tacerà fuori, né non so ancora cosa farà. Da loro può darsi che mi facciano ancora funerale se muoio presto, non so se continuo, ci sono, non si sostituisce. Il funerale è un atto tipicamente ecclesiastico. Quando io faccio un funerale in chiesa, non decido io della sorte del morto. Chi decide? Se l'ho fatto del Padre Eterno, lo deciderà lui. Oh, scherziamo. Ma vedete, noi interpretiamo la Chiesa come... Cioè, non ho capito che è un fatto del Padre Eterno di che cosa, non ho capito bene questo. La sorte del morto, se la decide, di qua si tratta soltanto di una decisione che rientra nell'orizzonte, nell'ambito ristretto della Chiesa come realtà di questo mondo, non di Padre Eterno. La Chiesa è una comunità la quale cerca di ispirarsi, ci si ispira più o meno bene a certi criteri evangelici, eccetera, e si ritiene anche dotata da alcuni. Ma non decide mai della sorte di nessuno. Dice, guarda, io, quando parlo sul serio, nell'orizzonte del mio compito, secondo quelli che sono gli indirizzi che ci siamo dati, no? Le cose funzionano così. Se uno per esempio compie degli atti che sono proprio formalmente, seriamente contrari a quello che è l'appartenenza ecclesiale, io ve l'assicuro, io, Gian Piero Boffo, ora parlo per me, ma per rispetto verso gli altri non lo catturo, non lo porto in chiesa, per rispetto verso di lui. Voi, non è, gli altri, pretendono che la Chiesa, che è un fatto suo privato, che però assolva a certe funzioni alle quali tendo io, ma mi pazienza, questo no. Vedete, io ho avuto dei cari amici, i quali non frequentavano, non erano praticanti, no?
e poi sono morto e io ho fatto il funerale. Mi va sicuro, ve lo assicuro, che io ho fatto il funerale proprio ponendo il bene il problema. E sapete perché? Perché da loro ho avuto delle indicazioni precise. E va sicuro che me lo scordate. Ma questo poi, in una misura corretta, l'ho detto anche nella predica. Io non vado a prendere uno qualsiasi per portarlo, intanto morto non reagisce più, no. Io da morto lo rispetto del tutto, rispetto le sue idee. E rispettando le sue idee, non portandolo in chiesa, non lo manda all'inferno. Prego io. Io per quello, vi assicuro, pregato. Ho capito anche, non so se abbiamo fatto bene, sa? Non lo so. Non lo so perché non so bene, però una cosa era sicura, che Welby andava in chiesa, no, era diventato la bandiera di un certo gruppo politico, no? E quindi, un momento, bisogna stare attenti a non farsi giocare, neppure dire tipo, non so come sia venuto, non lo so, quindi, però va sicuro, io per Welby ho pregato, però ho capito che poteva essere il caso anche, perché altrimenti la cosa è questa, che una cosa vale l'altra. Perché se la Chiesa qualche volta non dice no, vuol dire che va bene tutto. E per la Chiesa non può andare bene tutto. Ma magari è verissimo questo, che qualche volta la Chiesa dice no perché non dovrebbe dirlo. E dice sì perché non dovrebbe dirlo. Questo lo so benissimo. Quindi e questo, sono problemi reali. Ma sicuro che una persona seria, non di Chiesa, non è che li prenda la legge. Io mi ribello quando le argomentazioni sono di questo tipo. Se io dico una certa cosa, non posso trattare niente di politico, e diciamo la verità, nella speranza di avere il mio voto e il voto dei miei fedeli, no? Allora lo fa, beh, io per politico lì se posso gli rompo la testa, se posso gli rompo la testa. Vedete, lui è stato mio alunno tanti anni fa, no? E credo che posso testimoniare qual è stato sempre il mio atteggiamento nei confronti della politica. Con dei risultati brillanti, dopo per mesi che ho cominciato ad insegnare, dicevo, si è detto che io ero socialista. Sapete perché? No? Sapete perché? Perché avevo dichiarato. Tanto sempre, io mi chiamo, sono cristiano cattolico apostolico romano, prete e rotti. Sono qui a insegnare la religione, non come rappresentante di nessun partito. La voce è stata due mesi dopo che ero socialista, perché allora dire diversamente, poi sono cambiati i tempi, eravamo nel 61, sapete, sono cambiati un pochino i tempi, sapete cosa sono diventato io? Maurista. Maurista. Come se lo ricordo? Ah, perché io presentavo tutto il settimo. Ah, bene, allora, ero maurista subito dopo, no? Ci sono, ma sicuro? Assicuro che non sono mai stato maestro, proprio perché per inclinazione non credo, no? Non credo proprio che io potessi frequentare, ci vuole tutta che... Bene, allora queste sono le cose, ma sempre, e ormai sapete quanti anni sono. Sono 45 anni suonati che faccio questi discorsi. Io li faccio e mi ci scaldo ancora, sapete. Beh, abbiamo solo tre quarti d'ora di ritardo rispetto a...